Allora, cerchiamo di capire come fare i grafici. Questa è la consegna e questo è l'esempio già svolto. Eseguire un grafico simile a quello in esempio. Si tratta di elaborare un grafico a torta 3D con le percentuali delle tipologie di libri presenti nella biblioteca Manzoni. I dati sono saggistica 24%, romanzi 36%, storici 15%, biografie 9%, altri 16%. Allora, per prima cosa vado a cliccare sopra l'icona Inserisci grafico. Quando lavoro sul grafico non vedrò dei quadratini verdi o azzurri o delle palline rosse, ma troverò dei quadratini neri. Sposto il grafico inserito dal programma per avere la possibilità di vedere i dati da inserire. A questo punto cambio la tipologia del grafico. Devo inserire un grafico a torta 3D. Nota bene, per poter lavorare sul grafico devo cliccarci sopra tre volte velocemente. In questo modo appaiono i quadratini neri. Se clicco sopra solo una volta, appaiono i quadratini verdi, non mi permettono di apportare modifiche alla tabella dei dati o altro. Se clicco due volte, appaiono le palline che servono per la rotazione dell'elemento. Quindi o clicco tre volte velocemente, oppure clicco tasto destro sopra il grafico e scelgo modifica. Ecco i quadratini neri. A questo punto, dicevo, vado a scegliere il tipo di grafico. Tasto destro. Tipo di grafico. Devo scegliere un grafico a torta con questo aspetto. Abilito l'opzione aspetto 3D. Lascio realistico e clicco su OK. Che devo fare ora? Devo inserire i dati. I dati si inseriscono nella tabella dei dati. Tasto destro. Tabella di dati. Nei grafici a torta mi servono delle righe, non mi servono tante colonne, me ne basta una. Quindi vado a eliminare questa colonna. Vado a eliminare anche questa colonna. Quante righe mi servono? Saggistica 1, romanzi 2, storici 3, biografie 4, altri 5. Mi serve una riga in più. Mi posiziono su una qualsiasi delle righe e clicco qui. Inserisci riga. Dunque, qui andrò a scrivere saggistica. Inserisco il valore 24. Qui scriverò romanzi. Inserisco il valore 36. Qui inserisco storici. Valore 15, biografie, valore 9, altri, valore 16. Colonna 1 non verrà mostrata nel grafico come etichetta oppure didascalia. Posso comunque eliminarlo. Compilata la tabella di dati, clicco su OK. Ecco che in automatico ho una leggenda e il grafico. Cosa manca rispetto all'esempio? Andiamo a controllare. Manca il titolo, manca il sottotitolo e mancano i valori visualizzati come percentuale. Anche se i colori sono differenti, non è importante. Torno a modificare il grafico. Tasto destro, modifica. Tasto destro, inserisci titoli. Ecco qua. Se commetto un errore, posso tornare a modificare il titolo.
Qui è tipologia, io ho scritto tipologie. Torno a modificare il grafico. Apro di nuovo la schermata Inserisci titoli e vado a correggere. Passiamo adesso alle percentuali. Per visualizzare le etichette in percentuale, attivo di nuovo la modifica del grafico. Clicco sopra il grafico a torta col tasto destro. Seleziono Inserisci etichette dati. Come vedete viene visualizzato il valore numerico, non la percentuale. Tasto destro. Formatta etichette dati. Vado su Didascalia dati. Tolgo la spunta a Mostra il valore come numero. Metto la spunta a Mostra il valore come percentuale. Metto il carattere grassetto, aumento la dimensione perché nell'esempio le percentuali sono scritte con un carattere in grassetto e di dimensione grande. Quando ho finito clicco fuori dal grafico. 24%, 16%, 9%. 24%, 16%, 9%, 15%, 36%, 15%, 36%. I due grafici sono molto simili. La consegna dice di creare un grafico a colonne che rappresenti l'andamento della raccolta rifiuti degli anni 2002, 2003 e 2004. Clicco su Inserisci grafico, sposto e adatto se serve il grafico in modo da potermi permettere di lavorare. Come prima, controllo che la tipologia del grafico sia esatta, quindi tasto destro, tipo di grafico. Devo inserire un grafico a colonne, questo è un tipo di grafico a colonna, non c'è l'aspetto 3D, quindi siamo a posto. Ora vado a compilare la tabella di dati, tasto destro, tabella di dati. Colonna 1 corrisponde all'anno 2002, colonna 2 corrisponde all'anno 2003, colonna 3 corrisponde all'anno 2004. Di quante righe ho bisogno? Solamente di 3. Verona, Vicenza e Padova. Io qui ho 4 righe, mi posiziono su una riga qualsiasi, anche l'ultima, e vado a eliminarla. Compilo. Una volta che ho compilato, controllo 2002, 2003, 2004, Verona, Vicenza, Padova, 704, 625, 563, 526, 674, 674, 721, 586, 586. Perfetto. Vado a controllare se il mio grafico è simile o uguale a quello dato come esempio. Fine.